oggi questi grandi eventi che hanno un pubblico televisivo enorme di centinaia di milioni di spettatori sono un'occasione straordinaria per promuovere il nostro territorio, per far conoscere le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre capacità organizzative. Ovviamente speriamo che il tempo sia bello, perché con il sole i paesaggi di Lombardia rifulgono ancora di più, ma siamo sicuri comunque che l'attenzione degli sportivi e anche del pubblico televisivo si concentrerà sulla Lombardia per diverse ore di trasmissione televisiva, e poi ci saranno molti appassionati che verranno per seguire le imprese dei loro campioni. Ecco perché la Regione Lombardia è al fianco dello sport agonistico, così come dello sport amatoriale, dilettantistico e giovanile. Sono dimensioni dello sport tutte apprezzabili, diverse tra di loro, ma che si integrano vicenda. Sindaco Brivio, finalmente siete riusciti a portare il Giro di Lombardia a Lecco. Quali sono gli impatti e la soddisfazione che ne trae? Ma innanzitutto siamo, nel senso che è stato un network di istituzioni, consiglieri regionali, la Camera di Commercio, le federazioni ciclistiche, quindi tante realtà che hanno perseguito questo obiettivo che per 2 anni è raggiunto. Le conseguenze sono una collaborazione molto forte sul piano organizzativo e logistico. Lecco è una città molto bella, ma come sapete è, come dire, compresa tra il lago e la montagna, quindi gli spazi sono un po' quelli che sono per eventi di questo tipo. Quindi un grande investimento sul piano logistico e organizzativo fa che tutto vada al meglio nella giornata di sabato 15. E poi soprattutto una serie di iniziative che nel poco tempo che c'è a disposizione vogliono tenere calda la comunicazione attorno a questo evento, prima di coinvolgere le scuole, di coinvolgere le società sportive in particolare, affinché non sia solo un fuggevole evento ma sia un'occasione anche di promozione del ciclismo e di promozione insieme del territorio. E la promozione del territorio è l'alta dimensione, quindi sia con la trasmissione televisiva ma anche con le iniziative collaterali far conoscere quelle che sono le opportunità che durante tutto l'anno il territorio lecchese può offrire. Tra l'altro ci sono molti chilometri in provincia lecchese. Ma se vogliamo fare una battuta, mi sembra che sia quasi un giro della provincia di Lecco più o meno, un giro di Lombardia, ma ovviamente una battuta perché nella tradizione attraversa ben 5 province quest'anno il giro, e quindi mantiene fede a essere il collegamento a partire dal capoluogo con territori importanti. Non possono richiamare il Ghisallo, che se è vero che è formalmente in provincia di Como, ma è nel cuore dei lecchesi, non solo dei lecchesi che fanno ciclismo, ma anche di tanti cittadini. Quindi noi crediamo molto che questa opportunità complessiva per il territorio sia veramente una sfida da capitalizzare anche per eventi futuri. Infatti è un successo importante l'aver portato a Lecco per 2 anni consecutivi il Giro di Lombardia. Quali saranno gli impatti e la sua opinione? È un successo importante di un lavoro di tutto il sistema Lecco, devo dire, perché non c'è qualcuno che ha meriti particolari, meriti di questa iniziativa che va in porto, premia il lavoro di tanti e tanti mesi, e credo che sia una grande occasione per valorizzare il nostro territorio, certamente il movimento ciclistico perché è una corsa ciclistica, ma insieme al territorio, perché il ciclismo è uno dei mezzi più belli, più popolari e più conosciuti per conoscere, per far sapere le bellezze di un territorio. La RAI avrà un collegamento per gli ultimi 100 km, io ricordo che gli ultimi 80 km di questa corsa, che è considerata la rivincita del campionato del mondo di Copenaghen, sono tutti in territorio lecchese, per cui avremo una lunghissima diretta televisiva, auguriamoci nel bel tempo, perché le ultime 2 edizioni purtroppo col brutto tempo hanno impedito agli elicotteri di muoversi. Ma io vorrei anche ricordare che noi ci aspettiamo di avere notizie positive circa l'accoglimento della nostra proposta come comitato lecchese di ospitare anche un arrivo importante di una tappa del Giro d'Italia. Il Giro di Lombardia inoltre tornerà a Lecco con un arrivo nel 2012.